Parte la European Agri-Food Week, 10 giorni di iniziative itineranti incentrate sulla creazione di una One Health europea sostenibile attraverso un sistema agroalimentare più resiliente e inclusivo, con eventi, incontri e dibattiti che verteranno sul ruolo strategico del settore agroalimentare europeo. La settimana ha preso il via a Napoli nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, dove è stato presentato il Mediterranean Wine Art Fest, il festival delle eccellenze degli scambi economici e culturali per un Mediterraneo di pace, promosso da Eugenio Gervasio. Mediterranean Wine Art Fest, lo presentiamo oggi assieme alle istituzioni e ai partner. Ci sarà questo evento bellissimo il 15, 16 e 17 settembre che mette assieme le eccellenze non solo del territorio campano e di Napoli, ma sostanzialmente quelle del Mediterraneo. Quindi ragionare sulle nostre eccellenze in una dimensione geopolitica, geoeconomica differente. Il settore agroalimentare assume oggi più che mai un'importanza strategica per l'Europa, a partire dalla salute, passando per il mantenimento di un settore agricolo moderno e sostenibile, fino alle sfide alimentari. Così l'ambasciatore Antonio Parenti, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia. Con la pandemia abbiamo effettivamente imparato ad apprezzare la qualità, soprattutto rispetto alla qualità, e in questo senso il fatto, compresa la qualità naturalmente del bene, in questo senso vedere giovani che si avvicinano ad una cultura così complicata come quella vinicola con nuove start-up è sicuramente un aspetto molto importante che va sostenuto e che va supportato. Non dimentichiamoci che l'agricoltura, compresa la parte produttiva dei vini, è uno degli aspetti più importanti delle esportazioni europee, non soltanto italiane, ma europee in generale nel mondo. Partire da Napoli parlando di dieta mediterranea, vino, arte, scienza e cultura. Questo l'intento di Sara Roversi, presidente della Future Food Institute. Una settimana molto importante che comincia con una bellissima iniziativa. Parlare del futuro dei sistemi agroalimentari, di innovazione, di sostenibilità nel contesto in cui siamo oggi ha un valore molto speciale. Oggi siamo qui a parlare di cultura, vino, di parlare di arte, di parlare di scienza, innovazione, futuro. Oggi è anche il kick-off, l'inizio della settimana dell'Agri-Food della Commissione europea, che parte da qui, parte da Napoli, in questa cornice speciale, per poi andare a toccare tutti quegli elementi che hanno reso questa regione famosa del mondo, ma soprattutto che rappresentano un'identità italiana molto forte.